trattati sui postumi della Sbornia Letteraria. Questa volta vi presento un libro appena uscito da Adelphi Edizioni, si chiama L'avversario di Emmanuel Carrer. È uscito in edizione Adelphi, mentre è uscito una quindicina di anni fa in prima edizione Naudi, ma ormai è fuori catalogo da tempo. Emmanuel Carrer ha assunto una notorietà internazionale a livello di come scrittore perché è autore della biografia pluricelebrata che si chiama Leimonov, su questo dissidente russo pseudoletterario, mentre Emmanuel Carrer, che secondo me è poi tra l'altro il suo libro meno riuscito, perché i libri più riusciti su Leimonov sono quelli che ha scritto lo stesso Leimonov, come sempre accade. Però Carrer ha assunto insomma le cronache internazionali della cultura appunto con questa biografia molto romanzata. Lui è un esperto, Carrer, uno scrittore francese, è un esperto soprattutto in biografie. Basti pensare a un libro che purtroppo è fuori catalogo da molti anni, si chiama Io sono vivo, voi siete morti, dedicato alla vita di Philip Dick. Philip Dick è l'autore del romanzo Anche gli androidi sognano pecore elettriche, che in realtà tutti noi conosciamo come Blade Runner. Bene, in questo avversario lui racconta la storia vera, capitata nel 1993, ad un padre che stermina tutta la sua famiglia. Ma qual è la cosa ancora più terribile? Che la polizia scopre che questo padre, che ha ucciso i genitori, ha ucciso i figli, ha ucciso la moglie, per 19 anni tutta la sua vita era un'invenzione. Cioè lui si era inventato una carriera, per esempio di dottore, di medico, ma in realtà per 19 anni al mattino andava al parco. Cioè, e cercava, tutta la sua vita è stata una menzogna per 19 anni, finché non è esploso e la sua rabbia è esplosa con quelli che erano più vicini, cioè comunque la sua famiglia. Ed è uno straordinario e anche cattivissimo, se vogliamo chiamarlo così, ma molto lucido, lucidissima disamina sul fatto della menzogna e sul fatto soprattutto della differenza tra realtà e verità. Cioè noi troppo spesso ci affidiamo alla realtà dimenticandoci la verità, quindi dovremmo entrare uscire dalla realtà per entrare nella verità, che è una cosa diversa. Per cui anche poi se pensiamo a tutta la sociologia, da Jean Baudrillard, da Paul Virilliot, su quello che è il vero e il verosimile. Ed è comunque poi tra l'altro un romanzo letterario, proprio in senso narrativo, che narrativamente piglia, insomma, per cui sbronzatevi pure con Emmanuel Carrer, L'avversario, sbronzatevi di pagine di inchiostro.